Con la guerra mi sono morti. No, 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 sto bene qua, grazie. Con la guerra mi sono morti due figli, il primo e il secondo maschio e femmina, ho lavorato tanto e cercavano in sud e di là. Se c'avevi un pezzo di pane dovevi venire per due volte. Poi ecco, la guerra mi ha morto pure mio marito, sono rimasta sola. Sono arrivata a 93 anni e che mi è qua, come una fessa. Ho la mia pensione per campare. Tutto qua. Soltanto chi fascista ci hanno fatto troppo per me. Non a tutti, però a me mi sono capitato. Abbiamo sopportato e basta. C'ho poca cosa da dire, ti ho detto che sono morti i figli, poi mi ha morto un marito, sono rimasta sola. E ancora campo. Prima ha detto che lavorava a Santa Maria, ha avuto qualche esperienza lì? Beh, figlio mio, lì ci stanno i buoni, i cattivi e noi dovevamo sempre da sopportare, chiamare i medici, i suori per aiutarle di più che si poteva. Certo, hanno iniziato a lavorare? Perché hanno iniziato a lavorare a Santa Maria da lì? Mi ricordo dal 26, dal 26. Vabbè, sì, più o meno, sì. Mi sono detto che sono entrata lì e non sono rimasta per la pensione. Sono 5 anni che sono pensionata. Ma qualche avvenimento che sì, tra malati, sì. Qualche acciuffamento. Ci racconti un po'. Quando portavamo all'aria all'aperto, quella litigava con quella, allora dividi quella. Perché noi avevamo la trombetta, no? La tromba sempre in tasca. Perché non può darsi che c'erano 25 malati, solo non potevo fare niente. Perché invece con due persone, una chiama l'altra, poi si chiamava i medici. Si portavano a reparto, capito? Perché gli facevano prendere pure l'aria, vorrebbe fare la gente, perché sono malate, però l'atto umanità ci vuole sempre.